Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 15 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Mattinata d'oro, pomeriggio di piombo. D'oro il mattino, bianco però, ma andranno bene anche il platino o l'argento, colori che si addicono alla luna cancerina, in segno d'acqua in trigono al vostro e ai pesci, regno di Nettuno che oggi più che mai vi parla di mare, di onde, di palazzi sottomarini abitati da tritoni e da sirene. Segreti reconditi, misteri esoterici a cui fa cenno il vostro astro guida Plutone in sestile che invece insiste sulle miniere degli ignomi nascosti nel ventre della montagna. Insomma gli elementali oggi dominano la scena, sono i signori dei quattro elementi, i vostri preferiti naturalmente acqua e terra, ovvero le grotte della psiche, le miniere della creatività. Niente fuoco naturalmente, che fa bollire l'acqua facendola evaporare. Ecco perché la luna pomeridiana nel focoso leone non vi va a genio, qualcuno tenta di darvi ordini, cosa che non sopportate, tanto che reagite bruscamente sfoderando il pungiglione velenoso che avete sulla coda. Faccia attenzione il malcapitato. Quando colpite, in profondità il dolore diventa insopportabile. Nel rapporto di coppia è in atto una trasformazione, un cambiamento. Non è detto che questo debba essere necessariamente positivo e potrebbe necessitare della vostra attenzione e del vostro buon senso per operare le scelte giuste e corrette. Alcune coppie potrebbero separarsi di comune accordo disfacendo progetti e allontanandosi reciprocamente. I single si potrebbero sentire bloccati e arenarsi in situazioni anche banali e relativamente semplici. Cercate di non cacciarvi in qualche pasticcio. Incombono pericoli nascosti. Abbiate prudenza e non chiudete il cuore ai consigli degli altri. La forza che scaturisce dal di dentro è necessaria, oggi, per affrontare delle questioni importanti che vi riguardano da vicino, non rinviate la soluzione di questi problemi. Potreste poi pentirvene. È un periodo adatto per rompere la monotonia e cimentarsi in attività interessanti e nuove. Le esperienze di vita e i rapporti interpersonali ti hanno consentito di conseguire un certo controllo su di te, insegnandoti ad esprimerti in modo più consapevole. Un'intesa si cementa su basi nuove. Solidità nelle collaborazioni con soci o colleghi. Ottime prospettive collaborative. Oggi sono possibili alcuni rimproveri o critiche nei vostri confronti, non prendete vela e soprattutto non mettete il muso a chi le avanza. Non tutte le critiche in fondo potrebbero essere immotivate e qualcuna potreste anche meritarla. Scambiate di più le vostre opinioni, non dovrete imporle ma solo fare in modo che abbiano più visibilità. Siete nel giusto quindi non dovete temere confronti. Se percepite dei sensi di ostilità nel vostro amore e nel vostro partner, non assecondate questa sensazione facendovi trascinare in situazioni che potrebbero compromettere tutto. Rivedete soprattutto oggi il vostro modo di rapportarvi con gli altri, siate meno intransigenti e meno rigidi. Portate un po' di rispetto in più per le opinioni degli altri e siate pronti a mettervi in gioco con le vostre idee, ma sempre nel rispetto degli altri. Se qualcuno non vi vuole perché rischiare? Riflettete e ponderate. Potrebbero esserci dei momenti di tensione e di tristezza, ma meglio essere soli che infelici in due. Momento culminante dell'estate che vi vede nel vostro sprint migliore, frizzanti, dotati pure del vostro splendido senso dell'umorismo. Una girandola di inviti vi fa da cornice, esisterà davvero per voi l'imbarazzo della scelta. In famiglia vi godete un'atmosfera di unità tra i vari componenti che vi dona gioia. Nettuno nel segno amico dei pesci vi offre capacità di interagire e di intendervi con i bimbi piccoli. Mattinata dolce e rilassante, coccolati dalla luna acquatica in cancro, che vi parla di mare, di vela, di sirene e delfini. A raccontarvi invece di palazzi di cristallo, pesci e conchiglie parlanti, ecco il trigono di Nettuno e il sestile del vostro astro guida Plutone, entrambi amanti dei misteri e dell'invisibile. Dolci anche i sentimenti, magica l'atmosfera, specie se ve la godete a tu per tu. Mano per mano all'amato bene. Musica, i paesaggi e il suono delle onde, il ritornello che arriva alle vostre orecchie,
quasi vi sussurrasse di continuo ti amo, ti amo, ti amo. Brusco il risveglio pomeridiano dalla pennichella, col passaggio lunare in leone, alto nel cielo in quadratura, di colpo vi ricordate tutte le incombenze che vi siete imposti per domani, specie se avete gente a pranzo o se vi siete impegnati a raggiungerli a qualche decina di chilometri di distanza, portando qualcosa di buono da condividere e di bello per farvi ricordare. Amore ed Eros. Coccole e parole d'amore, il partner sembra girarvi attorno come la luna fa col sole, ma poi, fulmine a ciel sereno, forse una mossa sbagliata o una frase infelice, vi fa cambiare umore ed espressione. Dal partner vi aspettate molto, ma attenti a non scambiare l'idea che attraverso le letture, il cinema, vi siete fatti dell'amore e con l'amore stesso, chi vi cammina accanto non è l'attore di un film famoso né il protagonista di un romanzo celebre, per intendersi non chiama Lorenzo Tramaglino o Lucia Mondella, ma un essere da amare così com'è, con le sue luci e le sue ombre, le sue pecche e le sue virtù. Proprio come voi. Lavoro e denaro? Giornata splendida per i veri viaggiatori, quelli che amano giostrarsi con le forze naturali, sentirsi pionieri, esploratori, come centinaia, migliaia di anni fa, la piccola isoletta coperta di spine per voi diventa l'arcipelago della Antille, la chiesetta di Ruta la piramide di Kicenizza con accento acuto, la cappella in cima niente meno che il Machu Picchu. Cosa non può fare la fantasia del mistero, non resta che andare alla ricerca dell'arca perduta, magari sarete voi fortunati capaci di trovarla in qualche sito templare, fortunatamente ignoto ai più. Benessere. In ottima forma per tutta la giornata, al mare vi godete un bagno chilometrico, in montagna scarpinate come Bonatti, mentre in città, se appartenete alla schiera degli originali che il Ferragosto lo trascorrono tra vie e piazze ben note, giocando a fare i turisti e parlando inglese, oppure riuniscono la band degli stravaganti per una cena a casa propria, oggi correte da un supermercato all'altro a fare incetta di derrate. Per lei, mammina da voi pretende sempre la verità, ma quante volte lei ve l'ha raccontata? Sulle questioni di famiglia è sempre stata molto ermetica. La mezza verità implica che l'altra metà sia una bugia. Per lui, no, il vostro capo non può venire a rompervi le uova nel paniere anche in vacanza, si tratterà anche di un'emergenza ma ci sarà ben qualcun altro in grado di risolvere il tutto. Dopotutto non siete mica universali. La famosa panacea, spegnere lo smartphone. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.